Il prossimo 11 dicembre entrerà in vigore il nuovo orario ferroviario, contestualmente alla firma da parte della Regione Abruzzo del contratto di servizio con Trenitalia per la gestione del trasporto pubblico locale su rotaia, atto su cui la Federconsumatori nutre molte riserve, illustrate questa mattina in conferenza stampa, vedete le immagini. Ci sono delle criticità, dice l'associazione, che penalizzano i pendolari e che, se non superate, in prospettiva possono pregiudicare la stessa sopravvivenza della linea Pescara-Roma. Sentiamo il presidente di Federconsumatori Abruzzo, Tino Di Cicco. L'hub creata a Pescara Centrale comporterà notevoli disagi per i pendolari che utilizzano il servizio metropolitano Teramo-Chieti. Anziché facilitare quel servizio, che negli anni si è creata una sua clientela, spezzando il servizio a Pescara Centrale, costringendo i cittadini a scendere da un treno, aspettare 15-20 minuti e salire sull'altro treno, chiaramente non è un buon modo per incentivare l'utilizzo del treno. E contro i nuovi orari sono mobilitati anche i pendolari dell'Abruzzo centrale. Andiamo in diretta a Sulmona, dove per noi c'è Serena Massimini. Serena, a te. Sì, buongiorno, io mi trovo nella stazione di Sulmona, al binario 1, sono qui per parlare dei problemi dei pendolari di un'altra zona, quella della Valle Peligna dell'Abruzzo centrale sostanzialmente. C'è una buona notizia, perché nell'incontro di lunedì mattina in regione sono state trovate tante soluzioni, anche grazie alla collaborazione tra le istituzioni Trenitalia e i cittadini. Ne parliamo con il direttore commerciale di Trenitalia Abruzzo, che è Luca Zuccalà. Le soluzioni trovate innanzitutto? Allora, le soluzioni trovate, abbiamo rivisto il modello che era stato insomma programmato assieme alla Regione, che prevedeva insomma la piena revisione dell'offerta commerciale per assicurare i 5 milioni attuali di viaggiatori annuali sulla nostra rete il miglior servizio in termini qualitativi e anche quantitativi. Le soluzioni che abbiamo individuato sono soluzioni che sposano le richieste in precedenza fatte dagli stessi comitati, che ringrazio per l'impegno nell'organizzazione delle stesse informazioni che sono giunte a noi, così come chiaramente l'impegno della Regione e dei sindaci di tutta la Valle Peligna. È stato risolto anche il problema di Goriano Sicoli? Assolutamente sì, abbiamo risolto il problema di Goriano Sicoli, avranno la loro circolazione, il treno delle 7.15 che portava gli studenti per Sulmona, e quindi questa è una buona notizia che ci sentiamo di poter dare per un sicuro inizio e prosecuzione dell'attività scolastica. Antonio Menchinelli del Comitato Sulmona, stazione di Sulmona, siete soddisfatti? Rimane una criticità su una corsa verso Avezzano e Carsoli? Sì, era quella delle 7.24, però il direttore ci ha assicurato che stanno lavorando anche per questa, quindi siamo fiduciosi, aspettiamo l'8 che sia il giorno, diciamo, di aggiornamento dei quadri orari anche sui canali ufficiali di vendita Trenitalia. E speriamo che nel proseguio degli anni ci sia una collaborazione attiva anche prima della redazione dei nuovi orari, così da concertare meglio le posizioni di tutte, dei comitati e dell'azienda. Parliamo dei pendolari sulla linea adriatica. Ci sono stati dei cittadini e dei comitati che hanno lamentato la possibile soppressione del treno delle 4.35 da Termoli verso Pescara. Ma credo che all'inizio ci fosse un problema di comunicazione, perché il nostro impegno, l'impegno richiesto alla Regione, è che quest'anno fossimo in grado di presentare un'offerta commerciale unica tra noi e l'altro vettore ferroviario, che è San Gritana. Il treno delle 4.35 è un treno che effettivamente c'è, verrà prodotto regolarmente, quindi nessun problema. Credo che in precedenza gli orari non fossero ben visibili, questi dell'altro vettore, e credo che insomma quindi è stato semplicemente un errore di comunicazione. È tutto, grazie, linea allo studio.